Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Greek Memories of Azur, gioco uscito il 17 di agosto al prezzo di 17,99 scontato con prezzo di listino a 19,99. È un gioco d'azione a scorrimento orizzontale dove potremo cambiare personaggio in base alle nostre necessità. È un gioco che risulta disegnato interamente a mano, abbiamo appunto la lingua italiana, lo giochiamo senza andare a toccare eccessivamente, è giocabilissimo anche col pad. Ovviamente poi non mancherà chi mi dirà che un gioco col pad deve essere giocato col pad. Io sono un amante del mouse e tastiera, quindi lo proviamo e vediamo la bontà di questo sistema di controllo. Molti eoni sono trascorsi da quando un grande disastro colpì la regione settentrionale di Alassia. Da allora, senza un motivo apparente, iniziarono a comparire creature che poi presero il nome di Kourin, portarono vita ovunque e scacciarono coloro che maltrattavano queste terre, gli Urlag. Per anni i Kourin difesero la vallata e garantirono la prosperità delle sue terre, costruendo fortezze, addestrando le nuove generazioni a proteggere il territorio. Due battaglie furono combattute e vinte, e i Kourin riuscirono a mantenere saldo il loro regno fino ad oggi. Gli Urlag si sono uniti, sfruttando un potere misterioso. Hanno scatenato la guerra più distruttiva che queste terre abbiano mai visto, distruggendo l'eredità dei Kourin e devastando tutto. Va veloce, mannaggia! Ora non rimangono che gli ultimi respiri dei pochi sopravvissuti. Vento Eterno diffonde questa storia in ogni angolo del mondo e fa sapere a tutti che quello che sta succedendo ad Azur. E lì entriamo in gioco noi, probabilmente. Vediamo. Sono curioso perché questo gioco, come vedete, è proprio disegnato a mano dalle animazioni e dall'ambientazione e sembra davvero figo. E non so se potremo controllare subito i personaggi, ma non credo. Li vedete qua in basso a sinistra, i vari personaggi. Ognuno ha le sue peculiarità. Questo, vedete, attacca. Tasto destro, spara la freccia. Mannaggia, 9 frecce. Ne ho già buttata una. Allora, triplo salto. 1. Ok. Greek, non temere. Questo è Greek. Tra l'altro, non ho ben capito una cosa. Perché io vedo che lui guarda indietro, ma... Si guarda indietro, ma in realtà, come vedete, non attacca dove ho il mouse. Solo nel caso in cui andiamo a mirare con il tasto destro. Mentre invece la spada è... Io e Raiden saremo sempre al tuo fianco. Musica bellissima. Se mai dovessi ritrovarti in pericolo, ricorda, segui il sigillo che lascerò per te. Perché con lo shift fa questo, ma... Aia! Eccolo qua. Adara, ti troverò. Va bene. Andiamo a vedere. Anche i corvi che si sentono. Oddio, i mostri, quelli brutti, brutti. Aia! Non so se c'è qualche modo di fare la rotolata, ma... Abbiamo recuperato... Aia! Ah, doppio salto, classico. Aia, piove acido. Molto bene. Aia, questi qui sono tosti. Perché mi lasciano cadere quelle uova che fanno le spine. Tra l'altro adesso sta piovendo anche acido. Devo eliminare questo generatore di acido.
Non ho ancora attaccato. Ah, la Q perché... che poi non è proprio agilissima come mossa, perché per andare a sinistra è un po' difficile. Magari poi la vado a cambiare, perché è utile se è rotto lì verso destra o verso sinistra. Mannaggia, 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 via, 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 via. Ho perso anche la spada. Greek, Greek, alzati. La Zelda. Che posto è questo? Andiamo a vedere. Beh, stiamo praticamente nuotando qui. Ah, salta, premi E. Ah, la E si arrampica. Aia! Ok, questa è una peculiarità. Ah, eccola lì. Dobbiamo liberare lei, che è... No, graficamente è veramente molto carino. Greek, mi hai trovato. Lei è Adara. Ora ti mostro come uscire da qui. E quindi? Premo 2. Ok. Ah, ok. Adesso stiamo controllando il primo personaggio. Lei è una maga. Vediamo un po'. Fa questa... Vabbè. Ah, no. Usa questo potere, che è quello di indietreggiare, in base a dove è girata. Col tasto destro posso mirare la medesima palla di fuoco, insomma. Ok. Voglio vedere qual è. Aspetta, apro il cancello. Ah, lei non ha il doppio salto, ma ha questa cosa. Interessante. Quindi praticamente salto, salto. Ok. Salto su. Ah, posso anche muovermi in alto. Ah, tasto destro, V, sinistra. Ah, ok. Sì, 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 sì. Do. Vabbè, ci eliminiamo il... Ho preso anche qualcosa. Molto bella come cosa. Voglio eliminare sto tizio qui, così almeno smette di darmi fastidio. Sto raccogliendo anche queste pietre blu che non so cosa siano. Comunque, dobbiamo andare a aprire il cancello. Sento anche il rumore della fiamma, che bello. Si può sparare qua? Sì. Sì, poi è innegabile che ricordi magari anche solo un Dead Cells o altri, perché alla fine questo è il genere. Però anche il fatto comunque di controllare tre personaggi non è male. E qui andremo avanti con due personaggi in cui uno terrà premuto il tasto e l'altro passa oltre, un po' come abbiamo visto anche in Dwarves. Ok. Vieni, vieni! Andiamo. Left shift più D. Ah, posso dargli il compito di seguirmi. Cioè, tengo premuto questo e mi segue. Ok. Se io mollo, non mi segue più. Ah, ok, ecco cos'era quell'effetto che davo prima. Praticamente... Ok. Quindi io vado oltre e lascio lì lei. Aia! Non gli fa niente la freccia, tra l'altro. Quindi... Aia. Questo. Adara da questa parte. Ok. Quindi lei... Ok, la faccio arrivare pure lei usando questo. Mi sembra più energico l'alta. Lei è un po' più efficace come incantesimi, seppur più lenta. Andiamo. Ok, chiaro. Ok.
Ah no, chiaro, un bel niente, lo porto sopra lì. Scusami, Ok, andiamo. È inutile dire che anche questo gioco da live. Decisamente. Allora, sto prendendo delle cose che non so effettivamente cosa siano. Fammi prendere lei, che magari... Ok, si arrampica anche lei, quindi non è una peculiarità sua. Però può volare su sto coso qui. Ok, torna lì. Ah, R più spazio. Che cacchio... Vabbè, faccio così, scusa, risolviamo il problema. Andiamo. Ah, R praticamente mi raggiunge saltando. Ah, ho capito, capito. Adesso se io combatto e premo R, lei mi raggiunge. Vabbè. Ok, vediamo cosa c'è qui. Sono tutti oggetti che prendiamo. Ah, è finita lì sotto. Ah, ci fa vedere il fumettino dove è finita lei. Vediamo, vediamo cosa c'è di qua. Vieni, vieni, raggiungimi. Ah, sta agendo per conto suo. Vieni, vieni. Stava sparando, ma andiamo. Andiamo. Queste sembrano delle prigioni. Ah, tenendo premuto R, ok, attacca. Fai attenzione agli Urlag. Gli Urlag. Questo è tosto. Devo attaccarlo a distanza. Sì, vabbè. Se intanto magari... Finito frecce. Niente, vieni qua. Andiamo. Ho fatto l'ultimo attacco. Ok. Ci mancherebbe il terzo personaggio da liberare. Ok. Ah, sei sveglio. Questa è Riam. Inizia l'avventura. Grazie ai venti stai bene. Sono stati ricognito e ho trovato. Che ci facevi tutto solo nella foresta? Che cosa è successo? Sto cercando mia sorella. Si chiama... Ok, lei. Capisco. Sei così vicino al fuoco è pieno di pericoli. I ricognitori non hanno trovato altri luoghi abitati. Fortunatamente... Questa vecchia stalla è sicura, ma temo non lo sarà ancora per molto. Quei mostri stanno distruggendo tutto, è un incubo senza fine. Li ho visti, devo trovare mia sorella. Se vuoi andare a cercarla, devi prima riprenderti. Posso sapere come ti chiami e da dove vieni? Mi chiamo Greek e vengo da Dendel. Dendel, lontanissima da qui, io sono Iam. Mi occupo, ok. Sei così debole, ti ho portato della zuppa a mangiarla tutta. Recupererai le forze, ti sentirai molto meglio. Ok, un piatto di zuppa calda ha un profumo delizioso e ricorda casa tua. Ripristina punti vita, quindi premo F... per usarla. Ah, tengo premuto. Ok, scelgo i prestiti punti vita. Perfetto. Un po' gioco di ruolo qua. Vedete che sta andando qua in basso del personaggio. Sto ripristinando i 4 punti salute. Bene, ti senti molto meglio ora, l'ho preparata io. Non è rimasto molto cibo, ma una buona zuppa calda fa miracoli. I ricognitori non sono tornati dall'ultima spedizione. Mio fratello è con loro, spero stia bene. Quando torneranno forse sapranno dirci qualcosa su tua sorella Adara. E quando è che torneranno? Non posso aspettare. Devo trovarlo. So che vuoi trovarlo, ma devi essere ben preparato se vuoi lasciare il campo. Sai quanto è pericoloso? Fai con calma. Ok, mi darà la mappa. Va bene, grazie. Devo tornare al lavoro. Se in futuro avrai ancora bisogno di riposo, vieni pure qui. Questo letto sarà sempre pronto per te. Non dimenticarti di parlare con Toros. Se hai bisogno di qualcosa, sono qui fuori. Va bene, ciao. Dov'è Toros? No, questo è Detta. Lui si è rotto una gamba per salvarmi. Ah, ok. Grazie per avermi salvato. Ti ho sentito dire, Ian, che stai cercando tua sorella. Devo trovarla. Se pensi di inoltrarti in territori infestati dagli Urlak, dovrai stare molto attento. Sai combattere. Dovresti parlare con Zack. Sorveglia l'entrata del campo. Ok. Va bene, va bene, va bene. Vai, fai attenzione. Non costringermi a venire a cercarti. Ok. Per fortuna, buona fortuna per il viaggio. Ci rivedremo. Va bene, andiamo. Vediamo. Cioè, in sintesi, adesso siamo qui. Salve. Salve, salve.
Allora, praticamente abbiamo, premendo i cimeli che abbiamo raccolto, ritratto di famiglia e basta. Poi abbiamo le missioni. Basta, andiamo avanti. Questo è il villaggio, questa è... Vediamo un po', una sorta di hub. Irene, tu sei... Mi chiamo Greek, ho sentito dire... Ho sentito che te ne dava zanzara solo per le montagne, i venti ti hanno protetto, è bello vedere finalmente una faccia nuova. Mi chiamo Irene, se hai bisogno di provviste potresti trovarle qui, non è rimasto molto, puoi dare un'occhiata. Vediamo un po', si possono fare acquisti, quindi si possono comprare le varie cose con i soldi che raccogliamo, che sono quelle perle blu. Borsa del ricognitore? Sì, niente, l'ho comprata così senza... Ah no, ho comprato la pozione piccola. Volevo vedere cosa faceva, ma aggiungi uno spazio all'inventario in modo permanente, ma mi costava tantissimo. Questa mi costava 50, ho preso una pozione, va bene. Con F, vedete, la possiamo usare, come ho visto prima. Qui abbiamo Valgor, dobbiamo affrettarci, vediamo un po'... Dobbiamo finire di costruire il dirigibile. Toros non ti ha detto niente, vai a parlare con lui. Ok. Ok, questo chi è? Non c'è nessuno. Questo? Salvare la partita. Sì, salviamo, salviamo. Ah, qua stanno costruendo il dirigibile. E questo sarà Toro, eccolo qua. Sei il ragazzo salvato dai ricognitori? Sempre di nuovo in forma. Arian mi ha detto che sei alla ricerca di tua sorella. Vedo che sei consapevole dei rischi. I nostri ricognitori non sono tornati e io devo continuare a costruire il dirigibile. Senza i ricognitori nessuno può recuperare i materiali necessari e senza il dirigibile nessuno potrà lasciare Azur. Sai cosa significa? Nel senso lo zitti, non so. Facciamo così, ti darò la mappa di cui hai bisogno per cercare tua sorella, ma tu dovrai portarmi i materiali che mi servono per terminare il dirigibile. So che non dovrei chiederti una cosa del genere, ma non ho altra scelta. Dove siete diretti? Visto che me lo chiedi, hai notato gli altri dirigibili in cielo? Sono tutti diretti a Sinoraz. A quanto pare è un luogo libero da questa minaccia. Va bene, come ben sai, queste terre sono state invase dagli Urlag. Fino ad oggi questo campo è stato sicuro, ma temiamo che la situazione cambi presto. Gli Urlag continuano ad avanzare e le zone corrotte aumentano. Non abbiamo più guardie e sono rimasti pochi ricognitori. Fortunatamente abbiamo abbastanza cibo, ma non sappiamo per quanto durerà. Mi aiuterai? Puoi contare su di me. I ricognitori non sono ancora tornati, spero che stiano bene. Vabbè, vai a recuperare. Va bene, conta su di me. Prendi questa mappa. Prendi questa mappa. Va bene. Mappa di Azur col tasto I si può andare a consultarla. Va bene, I. Eccolo qua, piano di fuga. Adesso si è completata un'altra mappa. Bello, si sta aprendo questo gioco sempre di più. E possiamo andare in uno dei punti. Tra l'altro, dobbiamo trovare mia sorella. Ok, e vediamo se clicco qui. Cascate di Velora. Punti di connessione più importanti, foresta di Zinda. No, io voglio andare qua. Si può? Mi piacerebbe tanto andare lì. Voglio andare alle cascate. Ci sarà un modo per andarci. Qua si può? Ok, andare. Vado lì. Credo, no? Scusa se io tengo premuto, no. Voglio andare lì. No, devo capire come funziona. Se pensi a... Ok, sì, ma le provviste... Va bene, dai, vediamo. Ok, cascate di Velora. Ok, si va di qua. Allora, andiamo a vedere le cascate. Sembra che non è il luogo dove eravamo prima, eh. Vediamo. Bellissimo. E che non so effettivamente se sia qui nostra sorella, però vediamo un attimo se trova da... Ah, ricca a cascate di Velora. No, non stiamo cercando nostra sorella, ma stiamo riparando il dirigibile. Va benissimo, dai. Dobbiamo recuperare delle cose, quindi diamo un attimo 4 corde. Va bene, dai. Non so dove le recupereremo 4 corde, ma... Strada per accanto, passaggio attraverso... Ok.
Intanto ricordiamoci che dobbiamo recuperare i soldi che abbiamo speso, quindi monetine azzurre e gli zaffiri i piccolini. Ok, questo cos'è? Ok, abbiamo recuperato un po' di roba. Tra l'altro, qua andiamo a vedere dove cavolo si vedrà l'inventario, perché io premo F. Ah, eccoli qua. Seme può essere combinato con altri ingredienti. Vabbè, niente, no, non abbiamo bisogno di cure. Andiamo avanti, vediamo dove... Il gioco io lo trovo meraviglioso. Caduta mortale, non possiamo passare. Ok, caduta mortale probabilmente è rivisitabile con qualcuno. Vediamo se posso farlo, fare infiniti salti. Lo proviamo, così sperimentiamo anche cosa, come funziona la morte in questo gioco. No, si riparte da qui, molto semplicemente. Diciamo che qui lo allontana un po' da quello che è un roguelike. Comunque, dobbiamo recuperare le corde, ma non ne abbiamo, quindi... Ah, mannaggia, anche sono ripartito, ma ho finito la vita. E onestamente non so che cosa possa succedere se io finisco la vita. Comunque, non era finito qui, perché credo ci fosse la zona che scendeva in profondità qui nelle cascate. Quindi credo si possa andare di qua. Ok, la melmina qui. Ah sì, è vero, non era finita. Posso... Ma che spettacolo! Sono morto. Game over. Continuare, sì. Vediamo un po'. E si riparte dal villaggio. Ah, interessante. Mentre se io invece... Voglio capire una cosa, giusto per... Vabbè, riparlo col tizio perché avevo salvato lì, quindi riparto da lì. Sì, va bene. Risaltiamo la conversazione, mi dà la mappa, perfetto. Se io adesso scegliessi di andare dall'altra direzione, devo sempre andare lì? Ok, puoi contare su di me, perfetto. Piano di fuga, ok. Ho preso la mappa e va bene. Se io adesso scegliessi sulla mappa di andare invece qui, mappa di Azure. Lì dove che è foresta di Zinda, qua finisco foresta di Zinda, vediamo un po'. No, devo andare dall'altra allora, perché la nostra sorella si trova dall'altra parte, quindi devo andare o in una direzione o nell'altra. Sempre più giochi sono fatti in questo modo, un po' così, un po' gioco di ruolo, un po' hack and slash. Tra le altre zuppa? Sì, è giovane, giustamente, avrei detto anche così. Però abbiamo sbloccato una missione che è abbastanza inusuale, trovare così tante missioni in un gioco di questo genere. Vabbè, di qua si finirà la foresta, immagino. Tu? Sei il ricognitore? Mi chiamo Zack. Non è il momento per essere il ricognitore, va bene. Torno al campo, se hai qualche problema, ok. Ok, sì, sconfiggere il pedinatore della piaga. Un'altra missione accettata. Ok, prendi questa pozione e mi aiuterà a guarire. Perfetto, benvenuto F. Sì, lo so. Andiamo avanti. La foresta si è qua per forza. Qua c'è l'allenamento, qua c'è un altro tizio. Si va alle foreste, alla foresta. E qua inizia l'altra parte in cui dobbiamo la foresta di Zinda, dove dobbiamo trovare nostra sorella. Quindi tecnicamente abbiamo già sbloccato parecchie missioni. Recuperare ingredienti per la zuppa, quindi 3 funghi. Completare l'addestramento da ricognitore, così ci insegna una tecnica nuova di combattimento. Trovare materiali che servono a Taurus, quindi le 4 corde a cascate di Velora per finire il dirigibile, e trovare la nostra sorella. Ricordo comunque che non è finita qui, nel senso che avremo anche un terzo personaggio. Intanto io ho recuperato 2 frecce, quindi si recuperano così. Aio! Altre frecce ancora. Non sono proprio efficacissime queste frecce. Sì, non si può salvare quando si vuole, ma si salva solo nel villaggio, quindi... Bisogna fare molta attenzione a questa cosa, non morire, perché invece... Sì, ma non gli fanno niente queste frecce, eh?
Ok, siamo riusciti. Pericolo, tenere chiuse le barricate. Quindi praticamente devo muovere e aprire questa cosa. Ok, mollo. Ah, ok, stessa cosa poi però. Mamma mia, che colori qui, bellissimo. Via, 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 via. Allora, ragazzi, io sono veramente stupito da questo titolo. E vi posso dire che se vi piacciono i giochi così, o anche alla Ori, Blind Forest, insomma... Non è un Dead Cells, perché ha una storia, ha delle missioni. Quello è un fungo? Si può prendere il fungo, no? No, però lo posso usare per niente, perché sono... Mi stava mordendo quel maledetto. Questo? Save? Sì, direi di sì. Mi sta piacendo veramente tanto, perché è bello colorato, bello l'atmosfera, e secondo me è bello... un fungo per la missione. È un bel... è un bel video, è un bel gioco anche per una live ipotetica, quindi tanto è finito giù, mi avevo messo giù aveva perso i soldi, insomma, giù lì. Si riparte da qua. Avevamo salvato fortunatamente. Fatemi sapere, non so quanti di voi saranno arrivati, visto che purtroppo la media di minuti vista dei video è bassissima. Se qualcuno è arrivato fino alla fine, fino adesso, mi faccia sapere nei commenti se gli piacerebbe vedere una live su questo titolo, su Greek. Fatemi sapere e io comunque magari farò un sondaggio comunque se vi piacerebbe vederlo, e vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.